Buonasera. Senza dilungarmi sugli accadimenti che sono già spiegati nel dossier, a luglio c'è stato interrotto un progetto di scuola senza apparenti motivazioni e con delle modalità che abbiamo ritenuto dannose. Da qui è nata una mobilitazione che consideriamo buona pratica e ora vi spiego perché. Abbiamo vissuto l'intromissione del Consiglio di amministrazione che non rinnovava il mandato di direzione a Maurizio Schmidt e al suo progetto come una decisione assoluta calata dall'alto, che non aveva mai considerato però le reali necessità né interpellato chi ci vive, chi ci lavora. E in più abbiamo visto, informandoci su chi erano queste persone che avevano preso decisioni così importanti per noi, chi fossero. E abbiamo visto che, come spesso in Italia accade, queste persone non avevano competenze teatrali di alcun tipo. Da qui abbiamo capito che è il modus operandi tipico della mala, forse, ma anche non mala, politica italiana e della burocrazia in generale, che nulla ha a che fare proprio con quella che è l'essenza del teatro che ci stavano insegnando e che, nel quale noi credevamo prima di entrare lì, almeno. L'essenza del teatro è una partecipazione e la politica invece realizziamo che vive di assoluti calati dall'alto dopo decisioni prese in altri ambiti, dopo non essere stati interpellati per niente, mentre il teatro vive di condivisione, di spazio, di tempo, di idee, di quesiti, di conflitto drammatico e non di risposte assolute. Il teatro che per noi, interrogandoci in tutti giorni che abbiamo passato a scuola, rinunciando alle vacanze, stando la sera, la notte a teatro, abbiamo realizzato che era per forza politica il teatro e che ha il compito di mostrare che gli assoluti di cui invece la politica vera vive sono penosamente relativi. E lo scopo del teatro politico invece è quello di far trarre ognuno le sue conclusioni dopo che l'atto teatrale sia compiuto. Questo lo penso io, lo ha pensato anche Peter Brook e gli rendo grazie di questo. E suscitare nello spettatore o nella persona che fa teatro con te, nella condivisione delle persone che sono lì, delle domande che lo tengano vivo, non lo pongono nella situazione di accettare passivamente qualsiasi situazione calata dall'alto. Bene, una volta visto che l'organo preposto alla tutela e alla difesa del teatro che noi viviamo, studiamo e vogliamo fare come mestiere era proprio quello che veniva meno all'essenza stessa del teatro, ci siamo detti mobilitarci è quantomeno doveroso, perché se chi ci difende, almeno burocraticamente, viene meno al principio di partecipazione che è la base del nostro lavoro, vuol dire che non è la persona adatta a prendere decisioni per noi, quindi vediamo di parlarne assieme. L'assenza del teatro nel loro comportamento continua a essere negata tutt'oggi in parte, anzi in gran parte, se non del tutto. E in realtà io penso che sia negata non soltanto per malafede, ma anche proprio per ignoranza. Cioè le persone preposte ad occuparsi della scuola di teatro, della formazione di attori, registi, drammaturghi, organizzatori, non sanno che cos'è il teatro. E da qui ci è nata una richiesta spontanea e forte di chiedere: possiamo per favore avere qualcuno che si occupa di noi, che sa che cos'è il teatro? Questo sarebbe bellissimo anche in ambito politico, che i ministri sapessero di che cosa si occupano o che si chiedesse ai cittadini questioni come l'allargamento della base di Vicenza piuttosto che la costruzione di basi nucleari. È tutto legato al modo di comportarsi. Sarò breve e concludo. La consapevolezza che ci è nata con questa mobilitazione è la cosa che ci portiamo a casa, il risultato positivo. Abbiamo difeso il nostro mestiere, siamo stati chiamati a farlo prima del tempo, ma io dico grazie nel male a questo, perché abbiamo capito e ci siamo dovuti interrogare subito su che cosa vogliamo fare. Si sono creati legami tra di noi, certo ci siamo divisi, ma abbiamo posto le basi di lavori almeno idealmente comuni e sappiamo già adesso con chi vorremmo lavorare in futuro, e questo non è un male del tutto. La risposta nostra è stata positiva. Non abbiamo chiuso la scuola, non abbiamo occupato, l'abbiamo tenuta aperta, abbiamo sentito gli spazi nostri
e abbiamo deciso di tenerli aperti oltre orario e fare un festival di 15 giorni con 4 spettacoli a sera, personalità del teatro di tutto tondo, di tutto campo, che ci hanno appoggiato in tutti i modi, per tenere viva la coscienza e la consapevolezza. Difendendo il teatro e la nostra scuola abbiamo capito che cosa volevamo fare. E abbiamo capito che il nemico più grande non è quello che ti toglie qualcosa, ma quello che ti abitua a non averlo più, e è quello che stanno cercando di fare ora, sempre di più. Ci hanno chiesto di occupare la scuola nel momento in cui c'era il festival delle preoccupazioni. Perché non occupate? Perché noi non vi sappiamo gestire così. Se voi fate lezione e fate anche dell'altro, siete più dannosi che se fermate tutto e possiamo finalmente inscatolarvi in ragazzini che fanno casino perché non vogliono studiare.